Buongiorno ragazze, in questo martedì 18 luglio molto caliente. Spero che il video di ieri ti abbia dato una nuova prospettiva sul denaro. Non siamo ancora entrati in profondità, lo faremo a partire da oggi, ma comunque già la prospettiva di vedere il denaro da tre angolazioni diverse, quindi da un punto di vista materialistico, cioè per ciò che materialmente è, da un punto di vista energetico, cioè di ciò che mentalmente è, e da un punto di vista spirituale, cioè dal punto del cuore, che cos'è il denaro, sicuramente queste tre prospettive insieme ti possono dare una considerazione completa che non hai mai avuto. E oggi entriamo nel mondo delle energie, proseguiamo questo percorso qua partendo dalla fisica quantistica. La fisica quantistica ha rivoluzionato tutto. Ha già 100 anni, quindi è già considerata una fisica vecchia, ma oggi stanno emergendo i significati delle scoperte quantistiche. Come dice Faggin, che ti invito a seguire e a studiare, è un imprenditore nel ramo della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, la mente dietro i touchscreen, solo per dirti che qualità di genio è anche un fisico ed è pure risvegliato, quindi cercalo e studialo, dice proprio questo, dice: i fisici comprendono la matematica della fisica quantistica, ma non comprendono il significato, cioè ciò che vuol dire. Noi andremo dritti al significato, come ho detto ieri. E quindi inizieremo a vedere delle scoperte della fisica quantistica che si occupa dell'infinitamente piccolo, perché è stato anche scoperto appunto da Nassim Haramein, padre della fisica unificata, cioè colui che ha unificato tutte le fisiche trovando i punti d'accordo, che l'universo è un frattale, è un ologramma frattale. Frattale significa che è la riproduzione della stessa matrice su scale diverse. Quindi che si studi l'infinitamente piccoli, addirittura l'infinitamente piccolo, addirittura dentro un atomo, che si studi un albero, quindi la biologia, o che si studi la galassia o Alfa Centauri, è la stessa cosa perché l'universo è frattale, cioè segue le stesse dinamiche semplicemente riportati su scala diversa. E guarda a caso, parleremo anche di caso più tardi, noi siamo nel mezzo. Siamo nel mezzo a 30 unità di grandezza, quindi 10 alla 30, di differenza fra il piccolissimo, che è il quantistico, e il grandissimo, che è la scala di Hubble, quello del macrocosmo. Non voglio tediarti, ma per farti capire perché la fisica quantistica ha a che fare con come stai oggi, perché è tutta la stessa cosa. Allora, l'esperimento più bello della fisica quantistica è l'esperimento della doppia fenditura, che ha portato all'assunto del dualismo onda-particella. Già questa parola dualismo mi riporta alla spiritualità, ma non vado fuori tema. Cioè hanno dimostrato semplicemente, tra l'altro c'è scritto qua, non è tanto il dualismo onda-particella che lascia stupefatti. Ma come no? Cioè il fatto che una particella si comporti una volta onda e una volta particella, a seconda di chi la osserva, non lascia stupefatti? Cazzo, è proprio così. Questo esperimento, questo dimostra che la materia arriva dopo la coscienza che la osserva. Punto. È fisica. Quindi noi parliamo di soldi, il soldo arriva dopo. Tu come osservi il denaro? Perché il denaro diventerà onda o particella nella tua vita a seconda della coscienza con cui lo osservi. Quindi il denaro diventerà scarso o abbondante a seconda di come lo osservi, a seconda ovviamente di come vibrano le tue convinzioni subconsce di cui abbiamo parlato ieri. È fisica, non può andare diversamente. Un'altra scoperta bellissima della fisica quantistica è il principio di indeterminazione. Addirittura qua c'è un Nobel, Heisenberg. Che cosa dice? Che la particella, prima della misurazione, è dove si trova con la X rossa. Poi tu la misuri, cambia posizione. Quindi lui ha detto, la realtà oggettiva, cioè ciò che è vero per tutti, non esiste. Perché una volta che io osservo, misuro la realtà, la cambio nell'atto stesso della misurazione. Riportato a noi, quindi sulla nostra scala, che è ciò che ci interessa, cosa vuol dire? Che ognuno di noi interpreta la realtà a suo modo. E questa interpretazione è estremamente privata, personale e diversa da quella degli altri. Tu non potrai mai capire cosa ho io dentro, come vivo il mondo. Rispetto alla stessa cosa, io non potrò mai sapere come tu vivi quella stessa cosa, ma sicuramente in modo diverso dal mio, è dimostrato. E questo ci lascia subito andare il voler aver per forza ragioni o fare valere le nostre ragioni sugli altri, non c'è bisogno. Comunque, perché c'entra col denaro? Perché anche qui
Il denaro cambia in base a come tu lo osservi. Per me può essere super abbondante, per te può essere scarsissimo, o viceversa, dipende dalla misurazione del denaro, da come io lo osservo. E infine, la scoperta della fisica quantistica che mi piace di più perché qui si rasenta il folle e amo tutto ciò che è folle mai dimostrato. Addirittura Erwin Schrödinger, per far capire il collasso della funzione d'onda, ai suoi colleghi fisici illuminati fece un esempio, è famosissimo, del gatto di Schrödinger, dicendo: se io metto un gatto dentro una scatola con del veleno, non saprò se il gatto è vivo o morto finché non lo osservo. E paradossalmente, io osserverò uno dei due stati del gatto, vivo o morto, in base a ciò che io credo. Pazzesco. E dice anche: quindi, prima che io lo osservo, quando la scatola è chiusa e il gatto è dentro, il gatto è contemporaneamente vivo e morto. Che bello! Perché è così. Nel microcosmo è esattamente così. Mentre la fisica classica di Newton, che si occupa solo della materia, infatti, il postulato della fisica di Newton è: credo solo a ciò che vedo. Il postulato della fisica quantistica è il contrario, è vedo solo ciò che credo. Mentre la fisica classica di Newton è deterministica, quindi determina le cose per ciò che, diciamo, percepisco di quella cosa, non esiste nient'altro rispetto a ciò che io riesco a percepire, quindi determino, etichetto le cose, la fisica quantistica ci parla di probabilità. Non etichetta un bel niente perché non è possibile. Vedi quella nuvoletta di fianco alla faccia di Schrödinger? Vedi, è un'onda gaussiana, ovviamente, poi lo approfondiremo magari nei corsi se verrai, ma quelle sono le probabilità della posizione di un elettrone. Quando io vado a misurarlo con lo strumento, di quelle infinite possibilità, cioè perché a partire dall'onda sono tutte le posizioni probabili in cui trovare l'elettrone, ovviamente alcune posizioni sono più probabili di altre. Comunque io misurerò e troverò l'elettrone in uno stato di quegli infiniti. Quello stato corrisponderà con la mia credenza, la mia convinzione sulla posizione di quella particella. Quindi io determino dove la trovo. E questo è stato dimostrato e confermato dagli analisti del CERN, l'acceleratore di particelle, e avevano posizionato delle telecamere per misurare le particelle accelerate e hanno affermato di trovare sempre la particella solo dove cercano. È chiaro, e la vedevano sempre lì dove cercavano, perché? Perché erano loro con la loro coscienza che influivano sulla manifestazione della materia. Ma questo funziona anche con le Lamborghini, come vedi, cioè è dimostrato che in ogni momento noi viviamo infinite realtà sovrapposte, tutte copresenti, e di queste infinite la nostra coscienza ne sceglie una da vivere. Questa risuona per con le mie credenze subconsce, in questo caso sul denaro. Quindi se a livello di denaro io sono programmato con delle app depotenzianti di scarsità, non posso vivere l'abbondanza, perché io con la mia coscienza manifesterò in anticipo la realtà scarsa che poi vado a vivere. E poi dico: no, è la realtà che mi arriva. No, sei tu che sei il proiettore e la proietti prima fuori. È fisica. Tu prova a immaginare una Lamborghini per 5 anni tutti i giorni e poi dimmi se non ce l'hai nel garage. E qui viene, ma 5 anni tutti i giorni ci vuole una motivazione forte ed è per quello che la componente della motivazione è assolutamente fondamentale, perché nessuno la visualizza per 5 anni, si stancano tutti prima. E il successo che io ho avuto è esclusivamente dovuto alle formule della fisica quantistica, perché ho applicato ogni santo giorno. Chiaramente all'inizio, quando visualizzi una Lamborghini, ti senti stupido. La tua testa ti dice che cazzo fai, tanto non funziona, e il tuo corpo ti dà vibrazioni basse. E questo è il feedback che ti fa capire che la tua programmazione sul denaro è scarsa. Ma dopo un po' che lo fai, abbiamo visto ieri come la mente subconscia non giudica. Lei prende e impara per ripetizione. Dopo un po' che ripeti, quel dialogo depotenziante smette e il corpo inizia a farti sentire quasi eccitato. Ovviamente dopo settimane e mesi di ripetizione giornaliera, e dopo un po' collasserai quella probabilità nel tuo garage. Semplicemente vedrai l'opportunità, vedrai il tuo potenziale e unirai i puntini, vivrai la vita e arriverà la Lamborghini. Lasciamo sempre, per umiltà dovuta, uno spazio a forze più grandi di noi.
La nostra anima si incarna per vivere delle esperienze. Se deve vivere l'esperienza di fare di tutto per avere la Lamborghini, ma e non averla nel garage, perché l'esperienza di questa vita non arriva alla Lamborghini. Quindi è sempre un gioco di equilibrio fra il nostro potenziale e il rispetto per le forze che ci ospitano su questo universo. Lo puoi chiamare Dio, lo puoi chiamare forze cosmiche, universo, natura, Tao, Chi, Chi, Prana, Ka, superconscio, Spirito Santo. Usa la parola che non ti dà fastidio, ma sempre anche nella sicurezza del proprio potenziale e il rispetto per il mondo che ci ospita. Andiamo avanti. Jung ci insegna che vale il principio di sincronicità, che tra l'altro deriva dall'entanglement quantistico. Jung, l'ho citato all'inizio, nel video 1 dei miei studi, scopre la sincronicità, cioè tutto ciò che succede ha un significato più grande. È sei tu che lo co-crei e ha un significato per te da decifrare. Sentite che cosa dice il maestro Giovanni Votta, bellissimo. Tra ciò che tu pensi, tra ciò che tu provi e ciò che tu credi, quindi tra i tuoi pensieri, le tue emozioni e le tue credenze, interagendo con tutto e tutti nell'universo, rispetto. Tutto e tutti e tutto e tutti, quindi quello che succede alla foresta amazzonica, quello che succede su Alfa Centauri ti riguardano. Ovviamente la fisica che dimostra questo è la fisica dell'universo olografico di Nassim Haramein e anche l'entanglement per cui è stato vinto il premio Nobel quest'anno. Se hai bisogno di approfondimenti sulla fisica, guarda pure la mia playlist Risveglio dove vado in profondità su questi aspetti. Ciò che si manifesta nella tua vita, c'è sempre sincronicità, non ci sono eccezioni. Quindi, tra quello che sono i tuoi pensieri, le tue emozioni e le tue credenze subconsce, interagendo con tutto e tutti, perché interagendo con tutto e tutti? Perché sempre Jung ci insegna, derivando dalle equazioni della fisica quantistica, che la fisica è una struttura psicofisica. Mentale. Non puoi isolare la psiche dall'elemento fisico. L'abbiamo detto nel primo video, i pensieri sono energia e lavorano sulla matrice dello spazio e del tempo, quindi la realtà dello spazio e del tempo dove noi viviamo è assolutamente influenzata dalla psiche. Non si può, dice Jung, escluderla. Tutto è collegato alla nostra psiche, tutto ciò che succede, il caso non esiste, ciò che succede l'hai co-creato tu e ha un messaggio per te da decifrare. Se ti succede qualcosa o accade qualcosa nel mondo fisico, ci sono le leggi fisiche, ma c'è la tua psiche che influenza. E le due cose non sono scindibili. L'esempio che faccio sempre, se esci in bicicletta e buchi la gomma, il fatto che io stamattina in bicicletta ho bucato la gomma dipende anche dalla tua psiche. Stamattina vale ad andare al lavoro, proprio non ce n'avevo voglia. Bucato la gomma, così non ci vado. Ho bucato la gomma e quindi non vado. Il nostro potere di manifestare è incredibile. Chiaramente, prima di un lavoro di risveglio e quindi di deprogrammazione di traumi, di ciò che non siamo noi, non la faccio lunga, è l'inconscio che manifesta la nostra realtà. Quindi guarda, se non hai iniziato a lavorare su di te, vuoi sapere cosa hai nell'inconscio, guarda la tua vita, perché è continuamente co-creata dal tuo inconscio. Quante volte iniziano a incasellarsi incidenti stradali? Quante volte iniziano a incasellarsi incidenti fisici? Secondo il principio di Jung, che è collegato alla fisica, quindi è matematica, l'universo ti sta dando un messaggio che devi capire e decodificare. E ovviamente, se ci ferma di continuo, il semplice significato è stop, fermati un attimo. Andiamo avanti a parlare di denaro. Quali realtà, scusami, noi vivremo
delle infinite, abbiamo visto che viviamo infinite realtà tutti copresenti, quindi di quelle infinite, quali viviamo? L'abbiamo visto, quelle che risuonano come un diapason con le mie credenze subconsce, che sono queste applicazioni. Vedi, l'abbondanza è settata a 440 Hz, è un esempio, non è la verità, e io sollecito un diapason da 512 Hz. Potrà mai attivarsi la ricchezza nella mia vita che su un'altra frequenza? No! Ma se io lavoro su di me e cambio frequenza e divento un diapason da 440 Hz, la ricchezza potrà attivarsi nella mia vita? Non solo potrà attivarsi, ma sarà impossibile che non si attivi. A partire da me o a partire dagli altri verso di me. È fisica. La realtà è un sistema aperto. Non è chiuso. Non sei schiavo della tua agenda. Fidati che se tu per una settimana non fai quello che sei, che fai tutti i giorni, non muore nessuno, te lo assicuro. Non succede niente. È un sistema aperto che scegli e co-crei istante per istante. Prima lo co-crei col tuo inconscio, quindi sotto coscienza e non te ne accorgi. Poi quando ti risvegli e inizi un lavoro su di te, inizi a vedere il controllo che hai e inizi ovviamente a portare la co-creazione nella coscienza, in modo che ciò che accade risuoni con chi sei. È composto da infinite possibilità, tutte presenti nello stesso momento, di cui noi siamo continui creatori. Di questo tutto, infinite possibilità, attiviamo e vediamo. Perché? Perché quando vedi, quando il diapason si attiva, le palline si vedono, si iniziano a notare. Quindi quando noi attiviamo una realtà che è in risonanza con noi, la vediamo. Lì va la nostra attenzione. Ma non esiste solo quello. Quelli sono 40 bit. Sai quanti bit riceviamo ogni secondo? Più di un miliardo. E tu ti focalizzi su quei 40 che attivi in risonanza con te stesso. Quindi del tutto attiveremo e successivamente vedremoci. Porremo l'attenzione solo in scenari in risonanza con la nostra vibrazione subconscia, quindi sconosciuta, perché nel subconscio finché non ci metto la coscienza non so cosa c'è, sul denaro. Quindi sapere come vibri sul denaro è tutto, sapere cosa ti hanno detto i tuoi genitori sui soldi è tutto, sapere che informazione hai dato per vero sul denaro, dalla religione alla scuola, all'amicizia, alla cultura è tutto. Perché ciò, quello si attiva, e quello visualizzi nella tua vita. Tutto quello che c'è nella mia vita, persone, luoghi, cose, tempi, tutto, eventi, tutto, non sono nient'altro che un riflesso della mia personale, diciamo, firma energetica. Bellissimo. Ognuno di noi è un insieme di frequenze che ci rendono unico, come un'impronta digitale, e quindi questa vibrazione, questa nostra firma energetica unica è quella che va in risonanza con tutto quello che avviene nella nostra vita. Allora la domanda è, ma se io, quindi con l'amore e la gratitudine mi attiro cose positive, con le paure e sensi di colpa cose negative, in base a che cosa io ricevo e trasmetto queste frequenze? Cos'è che fa sì che io mi sintonizzo su queste frequenze? L'abbiamo già visto. Allora, noi riceviamo la frequenza che noi trasmettiamo. Sottolinea. Tu ricevi dall'universo quello che trasmetti. Come dire, io ho il telecomando, in base al canale che scelgo sul telecomando, quello vedrò. Se io trasmetto amore e gratitudine, io riceverò amore e gratitudine. Attenzione, veri, non fake. Incondizionato vuol dire senza condizionamenti. Quindi l'amore incondizionato e la gratitudine veri e puri sono rari, merce rara nell'universo di oggi. Quindi attenzione, perché magari stai dicendo, ah sì, ma io una volta ho amato, ma non ho ricevuto indietro amore. Forse il tuo amore era condizionato. Forse il tuo amore si basava sull'aspettativa di ricevere indietro qualcosa. Quello non è amore incondizionato, quello è paraculaggine.
Se io trasmetto paura e sensi di colpa, riceverò paura e sensi di colpa. Stop. Quindi sul denaro che cosa emetti e che cosa vibri di continuo? Ovvero, se io trasmetto amore e gratitudine, riceverò tutte energie positive. Se trasmetto paura e sensi di colpa, rabbia, rancori, odi, risentimenti, io vivrò quello. Mi attirerò nella mia vita quello. Se trasmetto amore, ricevo amore. Se trasmetto rabbia, riceverò rabbia. Abbiamo capito come funziona, inutile andare oltre. Io ricevo ciò che trasmetto. Ecco perché ho il libero arbitrio. Perché se io sarei costretto a trasmettere ciò che ricevo, sarei senza libero arbitrio. L'universo mi comanderebbe. E allora avrei quasi ragione a fare la vittima. Che la vittima chi è? È quello che dice, ah, io devo ricevere per forza ciò che... devo trasmettere per forza ciò che prima ricevo. No, no, la fisica dimostra che è esattamente il contrario. Quindi scegli tu di entrare nella responsabilità, perché la fisica ha già dimostrato che parte da te e poi ti torna indietro. Che culo. Così possiamo sempre cambiare la nostra vita. Abbiamo capito quindi che c'è una parte inconscia nostra che vibra, che poi sale alla coscienza, ma i giochi lì sono già fatti. La coscienza è un miracolo. Un miracolo. Hai presente l'illusionista più bravo del mondo? La coscienza è molto più brava di lui, perché ogni millisecondo co-crea ciò che vediamo e ciò che percepiamo e ciò che accade nella nostra vita, ciò che si attiva e ciò che viviamo. E poi ovviamente se la riprende indietro, come conferma. Quindi la realtà non è qualcosa che entra dentro, io elaboro e mi faccio tutti i miei ragionamenti e mi adatto in base a ciò che mi succede. No. Così avresti un atteggiamento reattivo, che è sicuramente una bella dote, ma è migliore essere proattivi, cioè sapere che sono io che prima creo, poi butto fuori e poi per conferma mi ritorna dentro. Che cosa mi ritorna indietro sul denaro? Ciò che ho nella mia parte inconscia. La seconda foto è bellissima perché ti fa capire che è proprio come avviene il collasso d'onda. Cosa vuol dire il collasso d'onda? Come l'energia diventa dura. Diventa materia. Prima nasce dalla parte inconscia, poi viene su alla coscienza, nel pensiero, va nelle energie, boh, e poi cade nel mondo della materialità e diventa un evento fisico osservabile. È scienza. E uno studioso incredibile di questo era Bugs Bunny. Sì, sì. Bugs Bunny, a metà della fine del primo tempo di una partita con Michael Jordan e i Looney Tunes, stavano perdendo tipo 500-0. Prima lascia ovviamente il palcoscenico a Michael Jordan, col suo discorso motivazionale, ma non ha un grande seguito. Bugs Bunny, sapendo che tutto è placebo, pensa a te, viviamo in una società che esclude e deride il placebo, quando invece un solo caso di placebo sarebbe sufficiente a dirottare tutti gli investimenti lì. Ma come? Una persona si cura da sola? Investo tutto lì e scopro tutto. Invece no, viene deriso e viene dato come errore. Allora, siccome Bugs Bunny sapeva che tutto è placebo perché tutto nasce da dentro, che viene proiettato fuori, organizza uno scherzetto ai suoi compagni di classe, gli fa credere di bere la pozione segreta di Michael Jordan, il cestista più forte di tutti i tempi, per andare poi nel secondo tempo a vincere la partita. Guardate che bello. Siamo sotto, lo so, ma mi sono trovato altre volte in questa situazione. La partita si può vincere, non è ancora finita, però dobbiamo crederci, mettercela tutta, tornare in campo con un altro spirito. Io dico che dovremmo dichiarare forfè. Sentite, io non ci sto a farmi battere da una cozzaglia di schiaffe cosmiche, non se ne parla neanche. Io non mi arrendo, gioco. Finora ci siamo coperti di ridicolo. Dobbiamo pareggiare i conti, dargli una lezione. Devono perdere la faccia. Allora che ne dite? Siete con me o no? A quanto pare no. Bel discorso, capo. Non ne hanno perso una sillaba, ma non hai dimenticato qualcosa? Che cosa? La tua energia segreta. Prendi il gioco.
Non essere egoista, Michael. Siamo i tuoi compagni di squadra. Non vorrei negarcela, spero, Michael. Ma no, è che non pensavo che ne aveste bisogno. Cioè, siete così forti, acquerriti. Ma siamo anche un po' polli e questa brodaglia si sente. Sapete, questo va contro tutto quello che mi hanno insegnato in materia di salute. Vuoi vincere o no? Alla salute. Allora, facciamogli vedere chi è di un altro pianeta, eh? Il film è Space Jam, se lo vuoi vedere, bellissimo. I Looney Tunes tornano in campo e fanno un mazzo così agli alieni. Quindi la realtà, che cos'è? Beh, se noi lo chiedessimo a un fisico, vi risponderebbe, come già abbiamo detto più volte, non si sa, non è conoscibile, perché c'è sempre il nostro filtro prima. Quindi espandiamo un po' il concetto di realtà. La scienza fa un errore grande. Ammette ovviamente che ogni specie ha la propria percezione della realtà, ogni specie animale, ogni specie vegetale. E quindi la scienza dice non esiste niente al di fuori, esiste tutto dall'organo di percezione in poi. E ogni specie ha la propria. E qui è verde. Però poi dice, invece, però la nostra è quella definitiva. Non sapendo che l'universo è un frattale e quindi la zanzara è zanzara rispetto a noi, ma noi probabilmente siamo zanzara rispetto a qualcos'altro, essendo un frattale, una riproduzione della stessa matrice su scale diverse. Quindi la zanzara percepisce una realtà molto diversa dalla nostra, molto limitata, ma anche la nostra è molto limitata. Infatti la scienza stessa ha dimostrato, semplicemente come dice Fagin, gli scienziati, molti scienziati capiscono le formule, la matematica, ma non il significato, che lo spettro della luce visibile, delle onde che noi riusciamo a percepire, è infinitesimale rispetto a ciò che esiste fuori. Tra me e te ci sono infinite comunicazioni che stanno andando avanti qua, nel vuoto, cellulari, wifi, però non le vediamo e non le percepiamo, ma ciò non vuol dire che non esistano. Quindi anche il nostro organo di percezione è molto, molto limitato rispetto a ciò che c'è. Ti ricordo che il cervello riceve i fotoni, fa tutte le sue operazioni, essendo l'organo di percezione dell'essere umano miracoloso, e poi ci fa vivere ciò che viviamo tutti i giorni. Ma essendo comunque un computer, super computer, il computer più fantastico dell'universo, è comunque hackerabile. Ti faccio un esempio. Puoi trovare questo video su YouTube, molto, molto più lunghi, questo è corto per esigenze di tempo, Rubber Hand, e puoi vedere come può essere hackerato il nostro cervello. Semplicemente gli viene fatto credere che una mano finta è vera. Con un collegamento sinaptico viene creata una mano finta identica a quella vera, visibile. L'altra vera viene omessa dalla vista, quindi chi subisce l'esperimento non ha possibilità di vedere la mano vera. Viene creato un collegamento visivo e cinestesico, quindi sia attraverso gli occhi del malcapitato che attraverso i sensi, vedete? Questo collegamento dura meno di un minuto. Semplicemente la ragazza poi sollecita la mano finta e il ragazzo sente tutto. Qua non solo toglie la mano per istinto, sente il dolore, sente il fuoco, sente un ago, sente tutti gli stimoli. Quindi ti riporto la domanda, che cos'è la realtà? Sei sicuro che ciò che vedi sia tutto? O forse c'è molto molto di più che ancora non vedi? Jim Rohn, ritornando al discorso del denaro, ha una citazione bellissima. Se si ridistribuisse tutta la ricchezza del mondo in parti uguali, tornerebbe subito nelle stesse tasche. Ovviamente tornerebbe nelle tasche dei diapason in risonanza con la frequenza del denaro. I problemi con il denaro dipendono sempre da un errato rapporto con la sua energia. È dimostrato. Quando due onde si incontrano, noi siamo onda, l'ha detto Giovanni Volta, lo dice la fisica, è bellissimo, è proprio bellissimo la citazione firma energetica, bella. È una vibrazione, siamo un insieme di vibrazioni che compongono una vibrazione speciale nell'universo. Il denaro ha una sua vibrazione. Che cosa succede quando due onde si incontrano? O si esaltano, quindi o si potenziano l'un l'altra, o si annullano. Il potenziamento è detta risonanza o interferenza costruttiva. Tra l'altro,
cresce secondo una curva esponenziale perché avviene in uno spazio non locale, oltre lo spazio-tempo. Ma, cioè, succedono miracoli. L'interferenza costruttiva, invece, è l'annullamento delle due forze. Quindi, io devo sapere se sono in interferenza costruttiva in risonanza col denaro o no. Come lo posso vedere? Semplicemente da ciò che mi succede. Se sono in fase con la frequenza del denaro in risonanza, vedo le opportunità, mi arrivano le opportunità ed espando la mia ricchezza. Se sono fuori fase rispetto al denaro, non vedo le opportunità, non mi arrivano e riduco la mia ricchezza. È fisica. Qui devi fare un bagno di umiltà da solo, non c'è nessuno che ti ascolta, di dire sono in fase, sono fuori fase e poi non andiamo a lavorare. Funziona appunto così. Io interagisco sempre con la realtà di cui sono co-creatore, non creatore totale. Co-creatore, faccio una buona parte, un 50%, ma il 50% avviene fuori di me. E nell'interazione di queste due forze avviene ciò che vivo. Ecco perché la freccia ha due bordini. Ok? Quindi poi, ovviamente, ciò che ricevo lo filtro con le applicazioni del mio subconscio che mi danno un semplice sì o un semplice no a ciò che ricevono. Se in base a ciò che ricevono danno un sì, io sarò in una certa frequenza, quindi avrò una certa emozione nel corpo, avrò una certa vocina interiore e queste due, se l'applicazione mi ha detto sì, saranno potenziati. Se invece l'applicazione mi ha detto no, sia l'emozione nel corpo che il rumore in testa saranno depotenzianti. Facciamo un esempio. Comunque da questa frequenza c'è il collasso della funzione d'onda, come vedi. C'è il collasso di una possibilità delle infinite in base all'applicazione che ho, quindi è fondamentale andarla a lavorare. Io ti presento un'opportunità, che è veramente ciò che ho fatto. Dal 2014 al 2019 ho presentato un'opportunità a migliaia di persone. La maggior parte mi ha detto di no, una buona parte mi ha detto di sì, e comunque a chi mi ha detto di sì, la maggior parte gli è andata molto molto bene. Cambio vita, non a tutte, ma la maggior parte. Le persone che mi hanno detto di no, non mi hanno detto di no pensando e meditandoci sopra. Mi hanno detto di no per un preconcetto. Quel preconcetto lì, che poteva essere su di me, che poteva essere sull'opportunità, che poteva essere sul prodotto che vendevo, sull'industria in cui servivo, lavoravo la vendita diretta, non importa. Ma comunque quel preconcetto, che è esattamente quell'applicazione, gli ha dato semplicemente un no. Magari lui coscientemente non riusciva neanche a capire perché il suo intuito gli diceva di no. Ma sicuramente aveva dei programmi sul denaro rispetto a me o all'industria, appunto gli esempi che ti ho fatto, che gli hanno fatto sentire un'emozione bassa e gli hanno fatto nascere un rumore in testa depotenziante e mi hanno detto no. È stato invece al contrario per chi mi ha detto sì. E ovviamente la vita è cambiata di queste due persone, no? Quindi vedi com'è importante il lavoro? In questo cono, in realtà, le possibilità ci sono tutte. Quindi facciamo zoom su quel cono lì. Ci sono tutte le frequenze che sono state misurate, dalla più bassa che è la vergogna alla più alta che è la gioia, la più alta frequenza dell'universo. Oppure paura e amore. Sono sempre duali, chiaramente. Però l'importante è semplicemente capire che di queste infinite ne vivo una, di queste linee di vita. Vadim Zeland nel transurfing le chiama varianti, lo spazio delle varianti. Noi abitiamo in questo spazio e le chiama varianti perché appunto possono variare, ma dice anche che non puoi vivere una vita che non sia sulla variante che hai scelto. Non puoi ascoltare una stazione radio su cui non ti sei sintonizzato, non puoi vedere un canale televisivo che non hai digitato sul telecomando. Esattamente così. Se ti stai chiedendo cos'è quel filtro in testa, è molto semplice. È il SAR, è il sistema di attivazione reticolare, una parte della corteccia cerebrale che è semplicemente adibita a filtrare tutti gli input del subconscio. Dell'oltre un miliardo di bit che il nostro subconscio elabora con le sue applicazioni ogni secondo, alla coscienza ne arrivano solo 40. Quello è proprio il collasso della funzione d'onda, cioè dell'infinito. Cosa collasso? Quindi oltre un miliardo, quali sono i 40 che vivo? Quelli che conosco, quelli che sono in risonanza con le mie applicazioni del subconscio, quindi quelli che sono familiari, perché abbiamo detto che il subconscio impara per ripetizione, quindi io vivrò sempre in realtà familiare. Ecco perché è così difficile uscire dalla zona di comfort, no?
perché il comfort è ciò che è familiare. Se vi ho visto bene, forse. Forse sto bene perché qualcuno me l'ha raccontato. Dovrei chiedermi se è veramente ciò che voglio nella vita, ciò che è per me. Però qui nascondono domande ancora più profonde, tipo chi sono io. Vabbè, non uscendo fuori tema, semplicemente facciamo l'esempio del contesto del denaro, prendendo tre frequenze diverse. Colpa, rabbia e gioia. Come vivrò il denaro con la colpa? Come vivrò il denaro con la rabbia? Come vivrò il denaro con la gioia? Apro il business. Quale sarà il risultato del mio business se mi sento in colpa a prendere i soldi dalle persone? Perché ogni volta che mi pagano io mi sento in colpa. Non so neanche perché. Forse perché me l'ha detto la religione, forse perché me l'hanno detto i miei genitori, o forse perché vivo in un paese dove comunque l'educazione finanziaria non è al massimo. Sicuramente la mia azienda o fallirà o sarà sul filo del rasoio. Quindi lotterò ogni giorno per sopravvivere. Perché anche se magari sfrutto un'onda del mercato positivo, mi svuoterò il conto in banca, semplicemente perché per il subconscio il suo lavoro è co-creare una realtà in risonanza con quella credenza lì. Quindi se mi sento in colpa sul denaro, il denaro è cattivo, io non lo voglio. Quindi poi magari entrano 100.000 euro per una parte e mi compro una macchina da 80. Comunque rimango sempre dove non mi posso sentire in colpa. Facciamo invece un altro esempio. Come sarà il mio conto in banca se avere una vita mediocre mi fa incazzare? Quanta motivazione avrò nel lavoro a chiudere i contratti? Tantissima. E infatti quell'azienda sarà molto più prospera di quella precedente. Andiamo nella gioia. Come sarà il mio conto in banca se dare e ricevere denaro attraverso ciò che faccio è una gioia immensa per me e la farei pure gratis? E nonostante questo continuo veramente a gioire nel ricevere denaro, nell'espanderlo, nel creare cose con denaro, nel regalarlo. Quindi amo sia gestire il denaro che fare ciò che faccio. Qui servono svariati conti in banca. E questa è anche una rappresentazione dei tre livelli di coscienza del denaro. Vittima, ego e cuore, che affronteremo dopo. Sono tutti e tre giusti. Devi solo allinearti in quello che è più in risonanza con te adesso. Quindi sono veramente io che vado verso gli obiettivi o sono le circostanze che esistono già su quella frequenza che semplicemente mi raggiungono quando io cammino lungo quella frequenza? Se, ovviamente io devo camminare, però è importante comprendere che probabilmente su quelle frequenze la realtà esiste già e sono io che ci vado incontro, lei mi aspetta lì, oppure mi viene incontro, non cambia. Quindi io devo cambiare la mia frequenza perché altrimenti non riuscirò a vivere uno scenario diverso. Per il principio di sincronicità, se ciò che si manifesta nella tua vita non ti piace, non ti piace la situazione economica, non ti piace le relazioni, non ti piace, allora cosa devi fare? Ci dice, devi cambiare. Tu che cosa? Rumore? I tuoi pensieri, emozione, corpo e le tue credenze. Convinzione subconscia. Nell'interazione con tutto e tutti nell'universo. Anche questo è un lavoro da fare. Come interagisco con tutto e tutti. Semplice. Il lavoro che c'è da fare è di ricondizionamento. Non andremo a sovrascrivere nel tuo subconscio che sei un supereroe. È un lavoro doppio. Andremo invece a cancellare tutti i condizionamenti e i determinismi che hai ricevuto in tenera età, dai 0 ai 12 anni, e che ti hanno fatto credere di essere chi sei oggi. Ma tu non lo sai chi sei. Oggi sei chi credi di dover essere. E noi andiamo a togliere via tutto quel blu lì. Quello è Maradona, il calciatore più forte di tutti i tempi, che è un predestinato, e usiamo lui per far capire che ognuno di noi nasce già predestinato con la propria unicità, solo che ci vengono messi condizionamenti e determinismi in tenera età che ci mettono dei dubbi, no? Ci fanno credere di essere chissà chi o di non essere chissà chi. Semplicemente il lavoro che dobbiamo fare è cancellare chi non siamo. Perché questo lavoro qui si basa sul presupposto che tu già sei. Se invece sopra il blu andassimo a sovrascrivere un altro uno, sarebbe poi un lavoro doppio di cancellazione. Perché l'uno che c'è davanti al tuo zero c'è già la nascita. Non te lo devi conquistare. Fidati. Io l'ho fatto. Prima avevo il blu sopra l'uno. Poi mi sono sovrascritto un uno sopra il blu. Poi adesso mi sto cancellando l'uno che mi sono sovrascritto e il blu che mi hanno sovrascritto. Cercando di sapere chi sono, di essere il 10 che sono io,
che è unico nel mondo, perché per la grande legge universale del Dharma ognuno di noi sa fare qualcosa come nessun altro. E quando ti incastri nel Dharma, l'universo lavora per te. E avviene tutto nel flusso, nella gioia e nella gratitudine. Dal denaro alle relazioni a qualsiasi cosa. Superare, diciamo, i determinismi innanzitutto interiori e poi quelli esterni è un lavoraccio. E qui... Cos'è un determinismo? Onda o particella? Chi osserva determina se è onda o particella. Mi sta dicendo, chi ti osserva determina chi sei. Già come ti senti dentro determina chi sei, ti fa diventare onda o particella e quindi controlla la tua vita, tutto ciò che hai dentro, no? I programmi inconsci, il condizionamento dell'infanzia, ma poi anche oggi nel sistema, le persone che ti circondano, con la loro osservazione ti determinano, determinano chi sei tu, determinano chi devi essere, determinano la tua vita, determinano i tuoi risultati. Lui ti sta dicendo, basta, scopri chi sei davvero, perché una persona centrata non si fa determinare dagli altri. Ascolta tutti, ma decide chi essere, ovviamente. Ci ricolleghiamo, diciamo, alle antiche tradizioni. Cioè, da Buddha a Gesù, per dire due grandi maestri, tutti e due sono venuti per dirci, cari ragazzi, voi normalmente siete in uno stato di coscienza completamente illusorio e determinato. Voi non siete liberi, credete di essere liberi, ma in realtà siete macchine, in realtà operate come macchine, siete completamente identificati col vostro corpo mortale che vi determina con impulsi, percezioni, paure, memorie, anche culturali, anche antropologico-culturale, che vi muovono come marionette. Allora vi volete liberare, dicono i grandi maestri, dovete iniziare un lungo percorso, lungo e continuo percorso di decondizionamento per diventare coscienti della coscienza. Cioè diventare coscienti della coscienza vuol dire scoprire chi sei davvero. Anzi, te lo chiedo, chi sei tu? No, non mi raccontare che sei un lavoratore, che sei uno sportivo, che sei un padre, che sei una madre. Quali sono ruoli? Chi sei tu oltre quei ruoli? Non mi raccontare dove vivi, non mi raccontare a cosa credi, non mi raccontare le tue doti. Quelli sono tutti costrutti, ma dietro chi c'è? Chi sei tu? Non i tuoi comportamenti, non i tuoi pensieri. Chi sei tu? Essere questo mistero libero. Mistero. Che è in realtà, come diceva Fagin, il mistero del tutto cosciente di sé. Cioè Aristotele diceva «e psyche ta ponta posse sti», l'anima è in un certo senso tutte le cose. Però noi questo normalmente non lo sappiamo, non siamo affatto coscienti di questo. Quindi anche qui io vedo una grande soglia antropologica. L'umanità anche qui è posta di fronte ad una via di determinazione schiavistica assoluta, cioè decidiamo che siamo schiavi, decidiamo che siamo completamente determinati, che siamo macchine e ci affidiamo a chi queste macchine le gestisce meglio di noi, l'intelligenza artificiale, perché loro pensano questo, cioè loro pensano di fare il nostro bene. Cioè di organizzare, non tutti, perlomeno lo dicono, dicono, ok. Oppure, proprio di fronte a questo pericolo, vogliamo tornare a farci domande radicali e anche a intraprendere quei percorsi di decondizionamento che le grandi spiritualità prima hanno magari riservato, come dire, a piccoli nuclei, ma che oggi risultano indispensabili per la vita normale, per la vita quotidiana, per non essere appunto gestiti come marionette da un sistema di guerra che vuole sostanzialmente il profitto e lo sterminio dell'umano come libertà. Oggi per fortuna, oltre, sto guardando due api bellissime, e oggi per fortuna oltre alla spiritualità c'è anche la fisica quantistica, che ha portato davvero tanta innovazione nelle tecniche. Ovviamente ciò che è tecnica lavora sulla parte mentale, ma è fondamentale. E poi la spiritualità ti porta addirittura a comprendere che sei oltre quella cosa, sei qualcosa di ancora più grande. Quindi sicuramente entrambe insieme
velocizzano tanto il processo. Quindi hai capito, decondizionamento. Sei già perfetto, sei già Maradona, sei già un 10, sei già unico. Andiamo a oggi, in età adulta, a vedere che cosa ti hanno raccontato che non risuona più con la tua vera essenza. Lo cancelliamo. Vedrai che una volta che l'avrai fatto, troverai la tua strada e i soldi ti rincorreranno. Ti rincorrono, tu scappa, non ce la fai, dice Einstein, è impossibile. Quindi dobbiamo allineare la vibrazione del subconscio sul denaro. Rumore della testa più sentire nel corpo. Finito. Da dove viene l'abbiamo detto. La programmazione è una gran parte, ma è comunque una parte che inizia a 0 anni. Dai 0 ai 12. Dai 12 in avanti ciò che ci succede è una conferma di quelle credenze. Fine. Ovviamente però noi nasciamo prima di avere 0 anni, perché qualcuno ci sogna, ci concepisce, ci crea. E questi sono i nostri genitori più le forze spirituali. Per quanto riguarda i genitori, siamo la somma delle loro energie, quindi se loro nelle loro energie, nella loro firma energetica hanno qualcosa di irrisolto, presumibilmente ce l'avremo anche noi. Quindi un lavoro di indagine sulla genealogia, sugli antenati, è fondamentale per portare alla coscienza certe dinamiche sia sul denaro che su tutto il resto. E poi ci sono anche le forze spirituali, ho detto, no? Quindi tutto ciò che è successo prima della nostra nascita è un bagaglio di compiti che ci portiamo dietro da svolgere o qui sulla Terra, o dopo, o quando ci reincarneremo, ma comunque prima lo svolgo, meglio è, meno si sbloccano certe cose. Per cui, come dicevo nel primo video, non importa che karma ti porti dietro, l'importante è che Dio ci ha dato il libero arbitrio e quindi noi possiamo davvero intervenire in maniera importante sulla manifestazione della nostra realtà. In ultimo, come faccio a vedere che cosa ho nel subconscio? Ti sarai fatto questa domanda e qui la sorte ci ha visto benissimo, perché un dottore che si chiama Good Heart, quindi buon cuore, guarda come il caso non esiste, come abbiamo visto nel primo video, forse vedremo nel primo, l'abbiamo visto nel primo, perché buon cuore ha inventato il sistema per andare nell'inconscio, vedere i programmi depotenzianti, cancellarli e quindi fiorire. Ma quando fiorisci sei nel cuore, lui si chiama buon cuore. Solo io ci vedo un nesso sincronico, come diceva Jung e la fisica. Quindi, Goodhart ha ovviamente inventato il test kinesiologico da un'intuizione semplice quanto geniale, dicendo: se il subconscio è vero che manda avanti il corpo e fa tutto, ed è vero, senza che noi ce ne accorgiamo, dirigerà anche la corrente ai muscoli che si muovono dopo un impulso elettrico. È proprio così. È dimostrato che quando noi affermiamo qualcosa, se non c'è una corrispondenza fra l'energia, la psicologia, il muscolo cede. Il tuo inconscio ci dirà attraverso la tua muscolatura un sì o un no. Quindi semplicemente dicendo io sono ricco, possiamo testare attraverso i tuoi muscoli se è vero per il tuo inconscio. Perché magari è vero per il tuo conscio, ma abbiamo visto che va a 40 bit, il subconscio va a 40 milioni di bit. Quindi dobbiamo andare a vedere lì. Ovviamente i sarcomeri non stringono, il muscolo cede fino all'80%. Il libero arbitrio esiste? Sì, lo dice la fisica e anche le grandi scritture, la spiritualità, da sempre. Esiste il sistema per vedere che cosa ho di non risonante alla ricchezza nel mio inconscio? Sì. Basta. Il terzo è datti da fare. Forse questo lavoro di ricerca verso chi sei è molto più importante di capire perché oggi non attiri soldi. E forse facendo questo unico lavoro sincronizzerai tutti gli aspetti della tua vita, compreso il denaro. Ti lascio con questa domanda, ci vediamo domani per la terza e ultima puntata. Grazie.